che la forza del suo spirito piegherà le forze del male, sottoponendole al potere dell'amore di Dio. L'amore è superiore, l'amore è oltrepotente, ha la potenza, perché è Dio, Dio è amore. Ci sono di esempio i martiri, i nostri martiri, i martiri cristiani, anche dei nostri tempi, che sono più che i martiri del principio, i quali martiri, nonostante le persecuzioni, sono uomini e donne di pace. Essi ci consegnano un'eredità da custodire e imitare, il Vangelo dell'amore e della misericordia. Questo è il tesoro più prezioso che ci è stato donato e la testimonianza più efficace che possiamo dare ai nostri contemporanei, rispondendo all'odio con l'amore, all'offesa con il perdono. Anche nella vita quotidiana, quando noi riceviamo un'offesa, sentiamo dolore, ma perdonare dal cuore. Quando noi ci sentiamo odiati, pregare con amore per la persona che ci odia. La Vergine Maria sostenga con la sua materna intercessione il nostro cammino di fede quotidiano alla sequela del Signore che guida la storia. Angelus Domini, nunciavit Maria. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. E verbo un caro pacto mio. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitri. Grazie in tua, in quei sommo Domine, mentibus nostri di impugno. Piangere l'unziante, Cristi figli tui, incarnazione e cognomi, per passione meius et croce, a resurrezione e gloria perducamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona ei Domine. Lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc unque nunque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terra. Benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ieri a Riobamba in Ecuador è stato proclamato beato padre Emilio Moscoso, sacerdote martire della Compagnia di Gesù, ucciso nel 1897 nel clima persecutorio contro la Chiesa Cattolica. Il suo esempio di religioso umile, apostolo